Ciao, hackerine e hackerini. Cosa succederebbe se qualcuno potesse leggere i tuoi messaggi e ascoltare le tue chiamate? E tutto questo senza che tu lo sappia. È accaduto davvero a giornalisti, attivisti e persino a operatori umanitari. Al giorno d'oggi lo smartphone è diventato una sorta di estensione della nostra persona. Contiene foto, messaggi, conti bancari e tanto altro. Chi riesce ad accedere al nostro telefono, di fatto, può conoscere ogni dettaglio della nostra vita. In questo video vi porto nel mondo invisibile degli spyware e vi parlo di Paragon, un'azienda molto conosciuta e controversa in questo settore. Vi racconto chi sono, come funziona il loro spyware e come è stato scoperto. Paragon Solution è un'azienda israeliana fondata nel 2019 da ex membri dei servizi segreti. Sviluppa e vende i suoi prodotti esclusivamente ai governi, dichiarando di lavorare solo con governi democratici e per scopi legittimi. In genere, quando si scoprono malware creati da enti governativi, è difficile capire chi li abbia realizzati. Ma in questo caso, un gruppo di ricercatori del Citizen Lab, un laboratorio canadese specializzato in spyware e sorveglianza digitale, è riuscito a collegare lo spyware Graphite proprio all'azienda Paragon. Per capire come ci sono riusciti, però, dobbiamo fare un passo indietro e vedere come funziona uno spyware. Questi malware, una volta entrati nel dispositivo della vittima, devono comunicare con un server di comando e controllo. Semplificando, possiamo dire che come un computer controllato dagli hackerini che dà istruzioni, riceve i dati rubati o invia aggiornamenti. Di solito, per proteggere le informazioni scambiate tra il server e un qualsiasi dispositivo, si usa una connessione sicura. In pratica, i dati vengono trasformati in un messaggio in codice, così nessuno può leggerli o cambiarli mentre viaggiano. Per essere sicuri che la connessione sia davvero sicura e affidabile, si usano dei certificati digitali. Nel caso dei malware, questi certificati vengono usati nello stesso modo per far sembrare le comunicazioni normali e sicure, in modo da ingannare antivirus e sistemi di sicurezza. Essendo cifrati, inoltre, non si può vedere cosa viene davvero trasmesso. Ed è proprio da questi certificati che è partito il sospetto su Graphite. Tutto è cominciato con un dominio segnalato da un collaboratore. Un dominio è semplicemente un nome facilmente leggibile che identifica un sito su internet, come per esempio youtube.com. Da lì i ricercatori del Citizen Lab hanno analizzato il server legato a quel dominio e scoperto che usava certificati molto strani, mancavano alcune firme, i nomi erano ambigui e i parametri insoliti. Queste cose non succedono con certificati affidabili, quindi hanno capito che c'era qualcosa che non andava. Analizzandoli meglio, i ricercatori hanno identificato una sorta di impronta digitale, cioè alcuni dettagli unici che permettevano di riconoscere altri server collegati allo spyware Graphite. Per cercarli hanno usato strumenti specializzati come Shodan, ovvero motori di ricerca per server e dispositivi connessi ad internet. Funzionano un po' come Google, ma invece di cercare pagine web, cercano computer, server e dispositivi online. Con questi strumenti, i ricercatori hanno individuato oltre 150 server sospetti sparsi in tutto il mondo, tutti con caratteristiche simili a quelle collegate a Graphite. Alcuni di questi server avevano persino nomi evidenti come Graphite o Paragon, e uno di loro riportava proprio la parola Graphite nel certificato. Cosa ancora più interessante, diversi indirizzi IP di questi server risultavano collegati a reti di Israele, Canada, Danimarca e Cipro, il che fa pensare che in quei paesi possano esserci installazioni ufficiali o basi operative dello spyware Graphite. Ma ora lo so che ti stai chiedendo, ma cos'è esattamente uno spyware e come funziona? Lo spyware è un tipo di malware, cioè un software malevolo, progettato per spiare un utente a sua insaputa, come un'applicazione capace di entrare in silenzio ed accedere a tutto, messaggi, microfono o anche la fotocamera. Per un sacco di tempo il modo per infettarsi era, diciamo, cascarci, cliccare un link sbagliato o aprire l'allegato farlocco. Ma ecco, le cose sono cambiate. Infatti adesso esistono spyware che usano i famigerati zero-click exploit, una tecnica molto più avanzata. Questi attacchi non richiedono alcuna azione da parte della vittima. Non serve cliccare su un link, aprire un messaggio o scaricare un file. Il semplice fatto di ricevere un messaggio può essere sufficiente a far partire l'infezione, sfruttando vulnerabilità nascoste, chiamate Zero Day. Zero Day vuol dire che la vulnerabilità è completamente sconosciuta a chi ha creato il software. Non ha avuto nemmeno un giorno per correggerla, perché non sa nemmeno che esiste. Proprio per questo motivo non esistono ancora aggiornamenti o protezioni in grado di bloccarla in tempo. Nel mondo della cybersecurity, quando gli hackerini trovano una vulnerabilità, il passo successivo è avvisare il vendor, cioè l'azienda o gli sviluppatori responsabili del software o del dispositivo. Così possono correggere il problema. A quel punto si può richiedere l'assegnazione ad enti specializzati di una CVE.
È una specie di codice identificativo, tipo un numero di serie, che serve a catalogare la vulnerabilità. Le CVE sono importanti perché, essendo pubbliche, sia gli esperti che gli utenti possono consultarle e sapere quali vulnerabilità sono state scoperte e se i propri dispositivi sono a rischio. Per esempio, immagina che io sia una hackerina buona e scopro una vulnerabilità. La segnalo all'azienda responsabile che la sistema. Poi chiedo l'assegnazione di una CVE, che viene resa pubblica così tutti sanno che quella vulnerabilità esiste e possono aggiornare i propri sistemi. Questo è l'approccio, diciamo, etico, ma ci sono anche hackerini che fanno l'opposto. Trovano vulnerabilità e le rivendono al miglior offerente. Sul mercato nero o nel dark web queste vulnerabilità valgono tantissimo, specialmente se colpiscono piattaforme famose o sono difficili da scoprire. Quindi, se fossi una hackerina cattiva, potrei trovare una vulnerabilità, venderla sotto banco e fare big money. Detto questo, torniamo a Graphite. Quello che stai per sentire è un esempio perfetto di zero-click exploit. In uno dei casi scoperti da Meta, la vittima veniva aggiunta ad un gruppo WhatsApp e riceveva un PDF. Tutto qui, non serviva a fare nulla. Anche se il messaggio veniva ignorato, il telefono era già infetto. Incredibile, no? Questo perché il PDF, apparentemente innocuo, conteneva del codice malevolo, cioè delle istruzioni nascoste pensate per colpire il dispositivo. Ma il messaggio da solo non bastava. Questo attacco sfruttava una vulnerabilità di WhatsApp, che permetteva al PDF di aprirsi da solo, automaticamente, senza che l'utente dovesse cliccare nulla. Zero click, appunto. Appena aperto, il file attivava quel codice nascosto che serviva a installare un secondo virus. Questo secondo virus, chiamato Graphite Implant, era progettato per superare le protezioni di sicurezza del telefono. In particolare aggirava la cosiddetta sandbox, una sorta di barriera che serve a tenere le applicazioni separate tra loro. Normalmente ogni applicazione viene eseguita in un suo spazio isolato, non può accedere ai dati delle altre né interagire direttamente. Ma una volta che Graphite superava questa barriera, era libero di muoversi nel sistema e infettare anche altre applicazioni. Da lì in poi, chi controllava il malware poteva fare praticamente qualsiasi cosa: leggere messaggi, attivare la fotocamera, ascoltare tramite il microfono. Il tutto senza che la vittima se ne accorgesse minimamente. Ma ora ti starai chiedendo, ma come fa un PDF a fare tutto questo? Di per sé un PDF è solo un file di testo e immagini, non puoi eseguire codice pericoloso da solo. Il punto è il programma che lo apre, cioè il lettore PDF, come Adobe Reader, che interpreta il contenuto del file per mostrartelo. E se quel lettore ha una vulnerabilità, allora sì, può essere sfruttato per eseguire codice nascosto dentro il PDF. Un esempio legittimo dell'uso di codice all'interno dei PDF sono i moduli interattivi, usati da molte aziende per automatizzare operazioni, come compilare campi o inviare dati. Ma se il lettore PDF ha una vulnerabilità, un hackerino può sfruttare questa funzionalità per eseguire codice dannoso. Dopo la scoperta, Meta ha confermato che il problema era già stato risolto nel dicembre 2024, senza che gli utenti dovessero aggiornare manualmente l'applicazione, perché si trattava di una correzione fatta direttamente sui loro server. In pratica tutto è stato sistemato dietro le quinte, senza bisogno di scaricare aggiornamenti o fare nulla da parte degli utenti. Curiosamente però non è stata assegnata nessuna CVE per questa vulnerabilità, ed è strano considerando la gravità del problema. Proprio per questo non si conoscono i dettagli tecnici, non sappiamo esattamente quale fosse il punto debole sfruttato da Graphite. Si pensa però che c'entri l'anteprima dei PDF all'interno di WhatsApp. Forse per alcune funzioni interne l'applicazione gestiva direttamente l'anteprima di quei file, e sarebbe stata proprio quella funzione a permettere l'esecuzione del codice nascosto nel documento. Ma come hanno fatto a capire che i telefoni erano stati infettati? Le applicazioni, come WhatsApp, scrivono continuamente dei log, cioè registrazioni di ciò che succede mentre l'applicazione funziona. Questi log servono agli sviluppatori per tenere traccia di errori o di eventi importanti. Ogni volta che apri un file, che succede un problema o che l'applicazione si avvia, tutto viene scritto in questi file di log. È come un diario segreto che racconta cosa succede dietro le quinte. Nel caso di WhatsApp, i ricercatori hanno trovato nei log di alcuni telefoni infetti una parola molto strana: Big Pretzel. Meta, che sviluppa WhatsApp, conosce bene i messaggi normali che l'applicazione dovrebbe scrivere, e questa parola non fa parte del normale funzionamento. La presenza di Big Pretzel ha fatto subito capire ai ricercatori che quei telefoni erano stati compromessi. Da lì è iniziata una lunga analisi di dati per capire se questa parola fosse collegata a Graphite. I ricercatori di Citizen Lab e Meta hanno scoperto che i dispositivi con la parola Big Pretzel mostravano anche gli altri segnali sospetti di cui parlavo prima, cioè indirizzi IP riconducibili ai server di Paragon e certificati digitali anomali legati all'azienda. Inoltre, Big Pretzel è stata trovata in file di log strettamente
collegate all'attività dello spyware Graphite. E grazie a questi indizi, Meta ha confermato che questa parola è direttamente legata a Paragon. In certi casi, la parola Big Pretzel è saltata fuori più volte, nei log del telefono e persino in quelli di altre due applicazioni, incluso un'applicazione di messaggistica. Ma non è tutto. Anche Apple ha avvisato alcuni utenti della presenza di uno spyware. Alcuni hanno ricevuto una notifica con un messaggio che diceva che il loro iPhone era stato preso di mira da uno spyware. Anche in questo caso, Citizen Lab ha analizzato alcuni dei dispositivi infetti e durante l'analisi è saltata fuori una parola familiare, simile al caso precedente. Small pretzel. Un po' fissati questi pretzel, eh? Questa parola era legata ad una funzione interna di iPhone chiamata Apple Account D, che mostrava un comportamento sospetto su CloudKit, cioè il sistema Apple che si occupa di sincronizzare i dati tra iCloud e l'iPhone. Un'attività strana lì potrebbe indicare che qualcuno sta cercando di accedere di nascosto ai tuoi dati. Apple ha confermato che si trattava di un attacco vero, già scoperto e corretto. Non si può dire con certezza che fosse Graphite, perché le analisi sono ancora in corso, ma il contesto è sospetto. Infatti sono state colpite persone che lavoravano con chi era già stato preso di mira da Paragon, e questo è successo pochi mesi prima che WhatsApp avvisasse gli altri utenti. Secondo Citizen Lab e Meta, almeno 90 persone sono state colpite da questo spyware, tra cui giornalisti, attivisti per i diritti dei migranti e membri di ONG. Tutto questo riapre un dibattito fondamentale. È giusto usare spyware per motivi di sicurezza nazionale? Chi decide chi può essere spiato e chi no? E come facciamo a evitare che questi strumenti finiscano nelle mani sbagliate? Le organizzazioni per i diritti digitali chiedono regole più chiare, trasparenza e soprattutto controllo democratico, perché la tecnologia corre, ma i diritti umani vanno difesi con la stessa velocità. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. E nei commenti fammi sapere, secondo te lo spyware governativo è una necessità o un pericolo? Ciao, alla prossima!